Adesso stiamo andando in prefettura a prendere i moduli delle firme che risultano senza certificato elettorale, no? Quindi andiamo a vedere se effettivamente i certificati elettorali non ci sono, perché non possono votare o perché non sono residenti a Novara, o seppure c'è stato un errore, come con una nostra candidata, di trascrizione di nomi o cognomi e quindi non risultavano negli elenchi dei certificati elettorali. Perché in pratica abbiamo evidenziato che in ufficio elettorale hanno il brutto vizio di utilizzare, no, di compilare il modulo per il certificato elettorale mettendo il nome e cognome. Sì. Mettendo il nome e cognome, se c'è qualcosa che scappa, loro cioè non possono essere certi che quella persona non abbia il certificato elettorale. Quindi si dovrebbe fare il metodo inverso, cioè mettere il numero di carta d'identità e verificare se nome e cognome Corrisponde. corrispondono alla persona fisica. Infatti loro facevano così, una nostra candidata consigliera rischiava di non essere candidata, di non essere messa in lista perché non ci avevano dato il certificato elettorale, dicendoci che era un extracomunitario e non poteva votare. Infatti la ragazza un po' si è offesa. Loro hanno messo il numero di carta d'identità e effettivamente loro avevano sbagliato. In pratica il computer non leggeva soltanto un cognome, ma voleva tutti i cognomi che la ragazza si porta dietro, no? Essendo cubana, loro hanno 20.000 cognomi, no? I ragazzi mi hanno assicurato che erano tutti di Novara, quindi quelle 20 firme io presumo che sono proprio state sbagliate in questo modo, anche perché la prova è la nostra candidata che rischiava di non essere ammessa perché loro non avevano controllato bene il certificato elettorale. Poi magari ci sbagliamo, però noi lo facciamo in buona fede, perché ovviamente se loro sbagliano e noi rimaniamo fuori perché loro hanno sbagliato, non è che ci va proprio a genio. Noi continueremo, manterremo l'accordo preso con il centrodestra, li appoggeremo anche se non, diciamo in prima persona con la lista, li appoggeremo comunque dandogli una mano non indifferente, visto che comunque loro fino all'ultimo giorno, soprattutto il PDL con l'onorevole Nassi ci hanno dato una mano pazzesca. Diciamo che da parte loro c'è stato il volere di farci presentare con loro perché gli piaceva questo progetto, infatti l'ha Certo. sposato fin da subito. Il problema è che purtroppo per 16, addirittura sono 16 firme che mancano per essere ammessi. Certo. E però l'unica cosa che comunque ci fa, diciamo, soprattutto a me, in conferenza stampa oggi l'abbiamo detto, ci ha fatto un tanto innervosire, è stato il fatto che sia stata ammessa la lista di Giovani Idee, che è una lista patacca, come è stato Lega Padana e quant'altro. Perché non tutti i giornali lo sanno, ma neanche tanti candidati lo sanno, ma la lista di Giovani Idee è stata, tutte le firme sono state autentificate da un solo consigliere. Questo consigliere è un consigliere donna ed è consigliere del PD. Un'altra cosa che è vergognosa, di ragazzi di Novara giovani ce ne sono forse due, tutto il resto è gente anziana o gente comunque che abbia passato i 40 anni e addirittura di altri ragazzi che hanno residenza a Roma, residenza a Borgo Manero. La cosa più fatiscente è che una ragazza, addirittura, hanno falsificato la firma di una ragazza che non sapeva niente non sapeva di essere candidata in questa lista di Borgo Manero, è dovuta andare lì ieri pomeriggio, mi pare, con il suo avvocato per farsi depennare dalla lista. Parliamoci chiaro, l'unica lista realmente giovane è la nostra. Loro hanno venduto tanto, hanno fatto tanto casino, giovani di qua, giovani di là, hanno preso in giro tutti quanti i giovani di Novara, hanno preso. Questo veramente ci fa molto, molto innervosire, perché questo fa capire come i giovani vengono sbandierati a piacimento degli adulti.